I tre giorni della merla. Molto tempo fa, il mese di gennaio aveva solo 28 giorni. Il signor Gennaio era un tipo solitario e scorbutico. Non amava sentir cinguettare gli uccelli e si divertiva a far loro degli scherzi di cattivo gusto. Quando la merla bianca, che lui non amava affatto, usciva in cerca di cibo, il signor Gennaio, per darle fastidio, scatenava delle bufere di neve. Un giorno la merla decise di parlargli. «Signor Gennaio, visto che siete così fastidioso, non potreste essere un po' più corto e avere qualche giorno in meno?» «Non se ne parla», rispose. «Mi hanno affidato 28 giorni e non cambierò affatto». E scatenò i venti freddi del nord. L'anno seguente, la merla previdente fece incetta di cibo e rimase nel suo nido per tutti i 28 giorni di gennaio. Alla fine del mese, l'uccello uscì dal suo nido e iniziò a prendersi gioco del signor Gennaio. Trallallero, trallallà, ti ho fregato, ecco qua, e se ne volò via a cercare cibo. Gennaio allora si arrabbiò e volle vendicarsi. Decise di rubare 3 giorni a suo fratello, il signor Febbraio, che era troppo impegnato a travestirsi per il carnevale per accorgersene. Nei 3 giorni che seguirono, Gennaio provocò una terribile bufera di neve. Gli alberi crollarono sotto il peso della neve fresca e gli animali cercarono dei ripari di fortuna per proteggersi dal freddo. La merla bianca, per non morire di freddo, si nascose in un camino, alla ricerca di un po' di tepore. Dopo 3 giorni, la bufera terminò, e la merla bianca uscì dal camino, tutta nera di fuliggine. Da quel giorno, Gennaio ha 31 giorni, Febbraio ne ha solo 28, e i merli hanno tutte le piume nere. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.